Passiamo alla fase dell'incollaggio. Celeste, riprendila con la calda. Allora, vediamo il nostro pezzo. Il nostro pezzo 6x7 e andiamo a riempirlo di colla a caldo. Io ce l'avevo perché qui si combina un casino perché mi scende la colla a caldo, quindi comunque vi raccomando, la colla a caldo usatela con gli adulti perché non si scherza, però può provocare ustioni molto gravi. Quindi mi raccomando. Allora, andiamo poi qui a incollare pure qui la andiamo a incollare pure qui questa parete in modo tale da togliamo la colla a caldo pure in eccesso. E andiamo a incollare il nostro pezzo 7x7. Però andiamo a tagliare un pezzettino in eccesso. Ale, devo andare di là? Sì, non ti preoccupare. In che senso? Allora, il nostro pezzo prendiamo l'altro nostro pezzo e andiamo a incollarlo. Quindi sovrapponiamo la colla a caldo sul nostro pezzo. Comunque, voi avete mai provato le frizzy pazzi? Sono buonissime, ve le consiglio. Le trovate in tutti i tabacchini. Allora, allora andiamo a mettere la colla a caldo quindi sul nostro cartoncino, sulla parte restante. Andiamo a sovrapporla mettiamola pure qui sul pezzo del cartoncino. L'abbiamo fatto un po' rustico il pozzo in modo tale da non spendere molti soldi. Andiamo a pressare per alcuni secondi per non fare scollare la colla. Attendiamo pressando per 15-20 secondi in modo tale che la colla non si possa scollare. Ci vediamo dopo alla fase 3.
cioè la realizzazione del coperchio del del pozzo. Andiamo a realizzare il nostro coperchio. Io ho fatto due linee, quella del coperchio superiore e quello del coperchio il coperchio, diciamo, la grandezza naturale del cartone. Quindi andiamo a intagliare. Questa operazione conviene farla con le forbici, perché il taglierino non è il caso. Quindi andiamo a tagliare il cartone in eccesso e a fare il nostro coperchio. Allora, il nostro coperchio è pronto. Non basta, basta provarlo e ci vediamo dopo per la fase 4, cioè il tetto. Allora, passiamo alla fase 4, che è l'incollaggio del tetto. Allora, andiamo a ricavare da un pezzo di cartone il tetto adatto alla nostra... al nostro pozzo rustico. Andiamo a ricavare un pezzo, cerchiamo di trovare un pezzo di cartone, vediamo quale fa per noi. Questo dovrebbe essere buono, quindi lo intagliamo. Andiamo a intagliare. E cerchiamo di renderlo il più possibile adatto alla nostra, al nostro pozzo. Tagliamo le parti eccessive. Ok, questo sarà il nostro tetto. Anzi, cambiamolo e prendiamo un nuovo pezzo di cartone per crearlo, perché a me mi piace fare le cose giuste e le cose molto precise. Mi veniva il termine. Intagliamo il cartone e andiamo a ricavare un altro pezzo che potrebbe fare al caso del nostro tetto per il pozzo. Intagliato il cartone, andiamo a misurare sul nostro pozzo la larghezza e la lunghezza del nostro tetto. Quindi sappiamo che deve essere 5x6, quindi intagliamo. Vediamo se fa il nostro caso. Trovato il nostro tetto, passiamo alla fase 4 dell'incollaggio. Lo incollo e torno da voi. Allora, dopo la fase dell'incollaggio, siamo arrivati al risultato finale.
Questo è il nostro pozzo, interamente costruito con materiale riciclato di cartone. Vedete il coperchio, questo qui si può togliere. E al prossimo video vedremo come pitturare il pozzo e la casa che abbiamo fatto nello scorso video. Da Raffaele Costa, arte passione per il presepe, al prossimo video e ci vediamo la prossima volta.